Allora ragazzi, allora, è da un po' di tempo che non si riesce a scaricare le fotografie, praticamente le foto che io ho su Facebook e su tanti altri posti. Allora, facciamo che io voglia scaricare questa fotografia, anzi, questa no, mettiamo qualche altra fotografia. Come si vede questa? Una a caso. Allora, prendiamo questo. Io potrei, con l'estensione di Microsoft, potrei taggarle, opzioni, condividerle, condividerlo, ad esempio dire condividerlo sulla pagina, oppure opzione, scaricarla. Scaricarlo. Allora, clicco tasto sinistro e guardo qua su scarico la fotografia. Attenti. Allora, come si vede qua mi dà spiacente se è verificato un errore, eccolo qua. Tu puoi fare quello che vuoi, non si riesce a scaricare, e non solo nel mio computer, ma anche su quello di mia moglie e su altri computer. Questo senza preavviso, la motivazione non lo so. Quindi, adesso però si può ovviare a questo inconveniente facendo cosa? Allora, come vedete qua, c'è il mio nome, il mio browser, Google Chrome naturalmente. Allora, per poter ovviare e poterle scaricare, si fa così, si va qua, tasto sinistro, questo vedete. Ecco, ho cliccato tasto sinistro, allora, clicco su come ospite, eccolo qua. Ok, stai navigando come ospite, praticamente io non sono più dentro il mio browser, il mio computer, praticamente sono. Potrei farlo, ad esempio, questo, se voglio lavorare sul computer di un amico mio, magari che non voglio lasciare traccia, questo è un sistema, però questo sistema funziona anche per questo motivo che sto elencandovi per scaricare le foto. Allora, vado insieme ancora alla mia pagina Facebook. Ok, cerco. Eccolo qua, viene esplicito. Io non accedo, non mi interessa. Vado insieme alla pagina Facebook. A questo punto, siccome che non mi riconosce, perché io sono uscito, sono ospite adesso del computer, devo immettere la mia password di Facebook, che sarebbe questa, una delle tante. Ok, metto la password di Facebook naturalmente. Ok, accedo. Ecco qua. Adesso facciamo la prova come prima. D'accordo? Allora clicco qua su questa foto e andiamo in cerca di quella fotografia che avevamo detto prima. Ecco, questa qua. Io voglio opzioni, clicco, la scarico. Attenzione, si è scaricata, andiamo a vederla. Dov'è? La mostriamo nelle cartella. Naturalmente, di default, io ho stabilito che tutte le cose che io scarico mi va su download. D'accordo? Però poi da qua voi potete farvele scaricare dove volete, al limite, importante principio, io le scarico, tutti i browser, le cose che mi interessano, i software, le scarico su download. Quindi da qua le portate su una cartella se volete. L'apro, eccolo qua. Con questo sistema io l'ho scaricata. La potrei cliccare, copio e vado su immagini, la metto qua su una cartella immagini mie, Gino, apro la cartella. E incollo, eccola qua. Ragazzi, il gioco è fatto. Questo è il sistema per ingannare YouTube e Google, praticamente. È un po' di furbizia, un po' di saper fare le cose. Bene, un saluto a tutti, chiudo la registrazione, spero che vi sia stato utile. Poi la metterò anche sul mio profilo YouTube. Saluto a tutti da Gino Sprisio.